Al terzo spazio di Amaranto World abbiamo con noi Marco Piga, il corrispondente della Gazzetta dello Sport da Arezzo. Caro Marco, stiamo vivendo dei momenti un po' delicati in un momento sportivo, però complessivamente ottimo, direi. Come vedi la soluzione, diciamo, delle questioni, per esempio, relative alle scadenze imminenti, per quel che riguarda le questioni economico-finanziarie, e invece la questione sportiva? Buonasera Gianni, buonasera a tutti. Ma guarda, io credo che qui ad Arezzo, secondo me, c'è qualcuno che si diverte a voler mettere delle pressioni, delle ansie che sono, secondo me, assurde e ingiustificate. Cioè, abbiamo una società solida, abbiamo un grande presidente, abbiamo un grande direttore generale che secondo me fa invidia anche a molte società di Serie B e di Serie A, perché l'esperienza che ha Ermanno, le capacità di Ermanno anche nel costruire le squadre, non tutte le squadre se le possono permettere. Noi ce l'abbiamo, quindi ce lo teniamo stretto. Quindi noi facciamo una squadra che sta con la metà del budget delle altre, anche meno, sta allo stesso livello e là in cima. Ma non vedo tutti questi allarmismi, questi problemi, non si pagano gli stipendi, quello paga la sua quota ma non si sa se la paga, allora si rischia la penalizzazione. Mi sembra di vivere in un altro mondo, sinceramente. Io vedo un Arezzo forte, molto forte, un Arezzo che si può giocare fino all'ultimo le chance delle primissime posizioni della classifica, primissime posizioni, lo ripeto, fino alla noia. E quindi non vedo tutte queste cose, vedo che sia il presidente che il vicepresidente hanno versato le rispettive quote, quindi una società che addirittura paga in anticipo gli stipendi. Tu trovami in Italia quante società fanno questo, quindi bisogna stare calmi e tranquilli, bisogna essere orgogliosi e fieri dei nostri ragazzi che tutte le settimane fanno delle belle partite. Poi ci sono delle partite che riescono meglio, delle partite che riescono peggio, ma non siamo nel Real Madrid e nel Barcellona, quindi anche la Arezzo. E nemmeno la Juventus, che insomma. Però vedi, anche la Juventus perde 2-0 a Madrid con l'Atletico, quindi può capitare a tutti la domenica un pochino più torta. Bisogna essere un po' sereni e avere un pochino più di equilibrio. Secondo me anche la partita di sabato io ho sentito troppe lamentele. Se qualcuno non gli piace il calcio di Arezzo, prende l'aereo e va a vedere il Bayern Monaco o il Barcellona. Non ci sono problemi, giochiamo lo stesso. Però la squadra ha fatto un'altra grandissima partita contro un avversario forte, molto forte, perché quando te in Serie C ti permetti di schierare un tridente con Cascia, Eusebio e Gonzalez, ovviamente di cosa stiamo parlando? Cioè, l'Arezzo, con tutto il rispetto, ha dovuto mettere in campo un ragazzo giovane come Zini, che l'anno scorso ha fatto la primavera. Che comunque, proprio tanto che siamo a parlare di campo e si fanno dei nomi, proprio Zini ha dato una buona impressione complessivamente, era nel gioco, ha partecipato bene, ha preso un sacco di punizioni, che non guasta. Non è un goleador, questo lo sappiamo, è più un esterno, una seconda punta, però diciamo che il giocatore sta crescendo e via via che gli capitano le occasioni per giocare, sta facendo vedere. Chissà che non sia veramente utile al momento dei playoff, perché in questo momento, ecco qui volevo arrivare, lo staff tecnico e l'allenatore in primis, ma anche il preparatore atletico, stanno cercando di portare a regime tutti i giocatori, anche quelli che hanno avuto dei problemi strada facendo, come è successo a Belloni, come è successo recentemente a Basit, come è successo a Remedi. Ci sono una serie di elementi che hanno avuto qualche problema. Ora c'è Butic che deve rientrare piano piano, e tutti stanno cercando di portarli tutti ad essere, diciamo, alla massima efficienza per lo sprint finale e i playoff. Sì, giocatore come Zini, che comunque non ha giocato tantissimo, però quando ha giocato
parte mi sembra che abbia anche segnato, mi ricordo. Comunque ha sempre fatto delle buone partite, anche sabato ha corso tantissimo, ha fatto la guerra contro tutta la difesa del Novara, quindi volevo dire, cioè, è positiva la cosa, è positivo il rientro di Belloni, che è un altro giocatore che a livello qualitativo è uno dei migliori. Quindi Belloni è in formissima, non ha il fondo dei 90 minuti, però è veramente in forma. Per fortuna abbiamo Rolando, gli acquisti non sono stati inutili. Rolando anche ha fatto una partita molto dinamica, molto forte, è anche andato al gol, poi è andata male perché col secondo braccio, dico io, il portiere gliel'ha presa. Sì. Rolando, secondo me è stato il migliore in campo, io vado il migliore in campo Gazzetta, lui, perché ha fatto una grande partita, ha fatto degli strappi anche nel primo tempo, è uno in grado di saltare l'uomo, quindi di mettere in difficoltà le difese avversarie, però come ti dicevo ho rivisto l'Arezzo anche fisicamente molto bene, ha fatto un gran primo tempo, poi peccato il secondo tempo quel gol, però è una prestazione da cui ripartire già da sabato prossimo a Carrara. Ecco, a proposito di sabato prossimo a Carrara, abbiamo un minuto a disposizione. Come va la partita di Carrara? L'ho chiesto ai tuoi colleghi precedenti e lo chiedo anche a te. La partita di Carrara, secondo me, è una delle partite tra virgolette più facili. Non sono un pazzo, perché non è che è facile, però la Carrarese ti fa giocare, ti lascia spazio, quindi una squadra come la nostra che palleggia bene, che quando trova squadre che tra virgolette aperte va a nozze, secondo me è una partita sulla carta più facile di quella di Cuneo, tanto per capirsi. Rientrerà Brunori, rientrerà Prelagatti, quindi sono molto molto fiducioso la partita di Carrara. Non faccio pronostici perché porta male, però ci siamo già capiti come va a finire sabato pomeriggio. Eh sì, in effetti se non succede niente nei prossimi due giorni saranno tutti disponibili per Carrara, e questa è la prima volta forse che succede, appunto è la prova che sta succedendo quello che ho detto prima, stanno cercando di portare tutti i giocatori al massimo della forma per lo sprint finale. Grazie per grazie la disponibilità, noi ci salutiamo e ci vediamo domani per un'altra puntata di Amaranto World.